Con noi in campo saltano tutti i calcoli precostituiti di destra e sinistra. Così all'unisono Camillo D'Alessandro e Giulio Sottanelli, rispettivamente capolista al Senato e capolista alla Camera alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Questa mattina la presentazione ufficiale delle donne e degli uomini che in Abruzzo hanno accettato di candidarsi per il Terzo Polo. Il Terzo Polo è nato, diciamo così, con l'obiettivo di rompere, se vogliamo, gli schemi. Come, soprattutto? Perché ci sono due Italia, la prima che mette insieme destra e sinistra, uguali sono nel senso che hanno abdicato chi a destra e chi a sinistra, facendo scomparire al loro interno la funzione dei riformisti e dei moderati. Dall'altro c'è l'Italia di Draghi, quella che vogliamo rappresentare a noi. Un voto dato a noi è un voto che riporta Draghi alla guida del paese. Noi ci candidiamo per rompere questo schema destra-sinistra. Il tratto distintivo del vostro programma. Ma guardi, innanzitutto la serietà delle cose che si possono fare. Sull'energia, una rivoluzione. Servono i rigassificatori? Sì. Servono i termovalorizzatori? Sì. Sul lavoro, dobbiamo capirci, noi dobbiamo aumentare i salari intervenendo sul cuneo fiscale, non attraverso i bonus che non lasciano nulla alle famiglie. Poi bisogna intervenire appunto sulla dinamica della modernizzazione del paese, il tema delle infrastrutture, a sinistra con i verdi e a destra con i no, non andiamo avanti da nessuna parte. Sicuramente la grande novità del panorama politico nazionale, Sottanelli, cosa significa un voto al Terzo Polo? Significa un voto alla serietà? Significa un voto al buon governo, significa un voto a un'Italia che vuole non bruciare tutto subito, ma che guarda con attenzione allo sviluppo e alla crescita delle nostre imprese per il futuro delle prossime generazioni. Le priorità in Abruzzo? Certamente bisognerà lavorare molto per valorizzarla sotto l'aspetto del turismo. Bisognerà ovviamente lavorare in sinergia perché molte competenze sono della regione. Quando si crea ricchezza ci sono anche i soldi per ridistribuirli a chi è meno fortunato, a chi è rimasto indietro. Quindi l'obiettivo è quello di dare equilibrio alla comunità per una crescita comune che sia ben fatta.